Riccardo Cristiano, Liberi.tv, Napoli. Sesto congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, siamo in compagnia di Pia Covre, del Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute, delle Sex Worker. Diciamo da subito che l'Associazione Radicale Certi Diritti si è impegnata nel suo manifesto proprio nella legalizzazione o comunque nell'antiproibizionismo anche nei confronti della prostituzione o del lavoro di sex worker. Da poco c'è stato l'intervento appunto di Pia Covre. Pia, volevamo appunto parlare di questo tuo intervento dove hai parlato di autodeterminazione dell'individuo. Ma sì, io sono felice di essere stata ancora una volta invitata a discutere con qui a Certi Diritti, che è un'associazione che veramente si occupa del diritto di autodeterminazione della propria felicità sessuale, del proprio vissuto sessuale, di tanti diritti che ci riguardano. Io credo che nella prostituzione, quindi nel sesso venduto, nel sesso comprato, ci debba essere il diritto di autodeterminazione. Quindi ogni persona deve essere libera di starci o anche di rifiutare, perché io trovo orribile una donna o una persona che non sia libera e che sia obbligata e costretta a fare questo. Quindi dobbiamo assolutamente liberare le persone che sono in difficoltà e che non ci stanno volontariamente, ma dobbiamo riconoscere una totale libertà di autonomia, di autodeterminazione in questo che per noi è un lavoro, una professione o anche un piacere, che è lo scambio di servizi sessuali per denaro. Allora, io credo che clienti e lavoratori che offrono i servizi, clienti che consumano i servizi, debbano essere veramente rispettati, trattati con dignità e non emarginati, buttati, dismessi al bando dalla società, multati e condannati anche da leggi e da ordinanze pubbliche che sono orribili. Questo è inaccettabile, fa parte della propria libertà sessuale, libertà individuale, non si può criminalizzare un'abitudine o un piacere sessuale che viene ricercato attraverso il denaro quando è deciso fra persone, fra soggetti coscienzienti, certo. Adulti, maggiorenni e quindi liberi. Tra l'altro diciamo di vivere in un paese democratico, però in realtà forse viviamo in un paese bigotto. Volevo anche soffermarmi su un'altra cosa che hai detto, ovvero sull'affettività delle persone disabili o diversamente abili. Già in altri paesi europei c'è l'assistente sessuale, addirittura passato dal Servizio Sanitario Nazionale, per le persone che chiedono di avere un certo tipo di servizio. E quindi perché no? Un'affettività che purtroppo gli viene negata in un paese dove si parla tanto di abolire delle barriere, di distruggere dei luoghi comuni, e in realtà questi luoghi comuni poi invece non vengono assolutamente distrutti. No, veramente c'è una scarsissima considerazione del benessere psicofisico delle persone, dei cittadini in generale, e molto molto di più ovviamente delle persone che già hanno delle difficoltà. Quindi diversamente abili o le persone disabili psichicamente o anche fisicamente eccetera, a loro si tende a negare la felicità sessuale. Ora hanno dei diritti, hanno il diritto, perché è un bisogno primario, il benessere sessuale, la felicità che viene dalla felicità è assolutamente primario come il cibo, come il mangiare, quindi non possiamo negarlo a priori solo perché loro hanno delle difficoltà, bisogna cercare di considerare il loro bisogno. Io dirò di più, che certamente il servizio sanitario, che dovrebbe prendere in cura non la malattia ma il benessere delle persone, dovrebbe pensare anche al loro benessere psicofisico sessuale. Ma oltre a questo vorrei far notare che oggi, con le attuali ordinanze che vengono fatte dai sindaci, abbiamo amici che hanno mobilità ridotta e spesso andavano a cercare delle prostitute, dei servizi sessuali con l'auto, accompagnati da qualcuno. Ora non possono più neppure fermarsi, accostarsi e parlare, perché rischiano una multa di 500 euro per queste le ordinanze dei sindaci che ti impediscono di parlare con chi fa lavoro sessuale. Quindi questa cosa colpisce doppiamente, ora voglio dire, è proprio una violazione dei diritti umani, è un abuso di potere, è una cosa che la Corte Costituzionale ha già sancito con una sentenza che è illegittimo, è illegale, non si può applicare, nonostante ciò continuano ad applicarla. Io lo trovo un abuso insopportabile, dovremmo tutti ribellarci, chi prende una sanzione di questo tipo deve fare un ricorso, basta fare un ricorso al giudice di pace, deve dirlo ai giornali, deve sbugiardare questi falsi amministratori che abbiamo, politici, che cercano di dire che sono democratici e tendono a proteggere il benessere dei cittadini.
cittadini, di quali cittadini? Dei loro bigotti, delle loro bigotterie, del loro moralismo. In realtà i cittadini sono molti e diversi e bisogna rispettare il desiderio di tutti. Quindi troviamo delle zone dove si può fare questo tipo di incontri. Concediamo che in alcune strade, in alcune piazze dove ci sono gli ambulanti che lavorano e hanno i loro mercati, le loro piazzole, facciamo le piazzole anche per il sesso ambulante, perché no? È un moralismo inutile quello di negare tutto questo, oppure una volontà di tirar su pochi spiccioli di multe che non riescono mai ad essere sufficienti a pagare l'esborso che l'amministrazione ha per applicarle, per mandare la vigilanza. È vergognoso. Pia, facevi anche un altro riferimento molto importante, perché lo possiamo accostare anche a delle altre frasi che spesso sono state dette in politica da alcuni politici. Mi riferisco alle dichiarazioni di Franco Battiato, che ha chiamato con determinati epiteti, io li ripeto perché è come dire troia o come dire frocio a una persona omosessuale. Si tende a offendere le persone con questi soliti modi di fare, chiamandoli appunto con questi appellativi che sono veramente triviali e non ci si dovrebbe aspettare da persone di cultura. No, ma infatti io lo trovo abbastanza, sono stata sorpresa che l'abbia fatto Battiato, ma ovviamente viene fatto comunemente da tanti, io lo trovo frutto di uno stigma che c'è contro i lavoratori del sesso, contro le prostitute. Allora, abitualmente si tende a dire che la prostituta è un soggetto reietto, c'è un disvalore sociale, culturale, si pensa alla prostituta come a un disvalore. Quindi tutti gli epiteti che riportano la prostituta sono considerati termini che accentuano il disvalore. E quando questo viene usato non solo contro di noi, che già è orribile, ma viene usato anche per condannare alcuni atteggiamenti, alcuni delitti, crimini o cose, comunque scandali che vengono fatti da altri, lo trovo doppiamente assurdo. Ora io mi dico, se abbiamo un ladro in Parlamento, perché non si ha coraggio di dire abbiamo il Parlamento con tanti ladri dentro? Io lo trovo giusto, perché dobbiamo dire che abbiamo tante prostitute in Parlamento? No, non è vero, abbiamo tanti uomini che prostituiscono la loro lealtà, la loro fedeltà, il loro patto con i votanti, per esempio. Quindi la prostituzione alla fine è già legalizzata perché loro sono già dei prostituti. Questa è prostituzione intellettuale, certo. Io non ho nulla contro il fatto che si dica che esiste una prostituzione intellettuale, certo. Esiste una prostituzione sessuale, esiste una prostituzione di vario genere. Sarei, io mi sentirei più contenta, più felice se si dicesse che questo è un lavoro sessuale, è un servizio, offriamo servizi sessuali e non è una questione di prostituzione, rimane un termine ormai obsoleto secondo me nella modernità, ma che poi questo termine di prostituta, puttana, che è diverso perché è riferita al soggetto praticante, è fortemente stigmatizzante. Allora, se io voglio dire che c'è qualcuno che si prostituisce in Parlamento, devo dirla così e non devo dire che c'è qualcuno che fa la prostituzione al Parlamento, perché ha un peso decisamente diverso. Chiederei a tutti i cittadini di pensare quando usano le parole, no? E ai giornalisti soprattutto. Pia, siccome parlavi appunto dei media, io vorrei concludere proprio con questo. Cosa si può chiedere ai media, alle istituzioni e anche alle famiglie? Perché diciamolo, come lo abbiamo ripetuto più volte, si fa i bigotti, però in realtà sono magari i mariti che vanno a prostitute o comunque vanno a sfruttare magari la prostituzione, gli stessi politici, e poi però magari davanti sono contro il preservativo, sono contro le lavoratrici del sesso, i lavoratori del sesso. Ma io voglio dire che la doppia morale la dobbiamo dismettere, no? Non penso che si è cercato per anni in Italia, si è cercato nel mondo, nostro mondo cattolico, ma anche in altri mondi di altre religioni probabilmente, di tentare di coprire, come dire, i nostri comportamenti sociali, cioè di inquadrarli dentro uno schema che non è quella di uno Stato laico che si dà delle regole, è quella di un bigottismo, di un moralismo, di un estremismo religioso che non ha senso di esistere, perché oggi le popolazioni sono molto diverse, ci sono molte religioni diverse, ognuno può tenersi la sua religione
religione se la tenga fuori dal politico, perché lo Stato è un'altra cosa, la laicità dello Stato è una cosa fondamentale e soprattutto che garantisce tutte le religioni, questo è il punto, certo. Garantisce tutte le religioni e garantisce anche me, tutte le differenze, questa certo. È la laicità dello Stato. Io ringrazio ancora Pia Cover del Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute, delle Sex Worker, e vi auguro insomma di poter affrontare insomma questo tema ancora meglio in questo congresso, e speriamo di rivederci presto non solo su Liberi.tv ma anche in qualche altra web tv e parlare nuovamente di questo tema che è interessantissimo e poco affrontato. Grazie ancora. Grazie, Pia. Grazie a voi.